American fashion the Italian way. They call themselves paninaro. The must-have is the Timberland boot. Timberland, shoes, Timberland. 500,000 pairs a year sell here, but in Italy, it's risky wearing them. Last year, they stole me my Timberland boots, and I went home with my stocks. Queste scarpe rappresentano ovviamente per il paninaro un oggetto di culto, è parte culturale, è entrata in ognuno di noi, è come se fossimo intrappolati in uno spazio temporale dal quale è difficile uscirne. Ci sono state altre culture dopo la nostra, ma la nostra è rimasta, diciamo, tra virgolette, inimitabile e quindi ce la teniamo stretta. I paninari si contraddistinguevano dal fatto che dovevano proprio ostentare totalmente la ricchezza, l'ostentare, l'essere appariscente, l'essere esuberante era nello stile del paninaro. Sino ad allora Milano sembrava vuota, i paninari la riempirono, la colorarono. At the time, you drive around the cities and of course in Italy, not so much in Europe, a lot of scooters out there. And every kid in a scooter had a pair of Levi jeans on, a Montclair jacket, and a pair of Timberland chukkas with Timberland shoes. That was the uniform. Insomma, questo stile americano arrivò a influenzare quello che era lo stile paninaro, che comunque di base era made in Italy, ma mischiava un po' la cultura americana con quella appunto nazionale. Why did you buy that coat? Because I see the film Top Gun. La Timberland era molto, insomma, forte, ma nel 1986, quando uscì Top Gun, quello diede una seconda vita al paninaresimo. E completare il loro outfit, che all'epoca si chiamava Pan Look, con i ferri. I ferri erano ovviamente le moto. Il mio primo paio di Timberland comprato fu nel 1985, erano delle Timberland ciucca. Ecco, io quelle Timberland fui influenzato fortemente dalla campagna pubblicitaria del momento, chi ama le Timberland le tratta male, quindi presi queste scarpe, le caricai di grasso di foca e le misi nel forno a 200 gradi. Queste scarpe presero proprio l'aspetto di quelle della propaganda che veniva trasmessa anche in televisione, nelle varie riviste, da motociclismo, moda, eccetera, ed era un aspetto molto molto tenebroso, vissuto, come se avessero vissuto 200 anni queste scarpe. Però andava di moda così, appena comprate si prendevano, si strisciavano contro le pareti, contro i marciapiedi.